L'ufficio tecnico del Comune è il principale settore attenzionato dalla Capitaneria di Porto e dalla Procura della Repubblica negli ultimi anni sul fronte della depurazione. Dopo l'inchiesta Mala Depurazione, che ha portato all'emissione del provvedimento di sequestro degli impianti di Oliveto, Concessa, Pellero, Paterritti, Gallico e Armo, emergono dettagli inquietanti su come è stato gestito dal Comune il settore. Prescrizioni sugli impianti non rispettate, rattoppi non risolutivi dei problemi e mancata vigilanza sulle forniture e su come venivano eseguiti i lavori. Da Marcello Cammera, che per anni è stato il dirigente generale di quell'area di Palazzo San Giorgio, all'attuale Antonino Cristiano, nominato da poco dall'amministrazione Falcomatà, e passando anche per il Manuel Pulella, che ha ricoperto l'incarico per soli 3 mesi, tutti sono stati attenzionati dalla Procura per la gestione dei siti di depurazione. Ma adesso che cosa succederà? Gli impianti sono stati affidati al Dipartimento Ambiente della Regione e custode è stato nominato il direttore generale del settore Orsola Reillo, che ha già programmato una serie di sopralluoghi nei siti. Tutto il settore è allertato e partiranno gli interventi che sono ritenuti urgenti e che puntano a risollevare la situazione di criticità del settore, il tutto seguendo la lettera quanto imposto dall'autorità giudiziaria. Gli altri progetti programmati dalla Regione per riefficientare il sistema andranno avanti regolarmente. In ogni caso, tutti i depuratori proseguiranno regolarmente nelle loro attività, in quanto ritenute di pubblica necessità, ma comunque fuori dalla gestione del Comune che di fatto è stato estromesso dal settore.